Targia, impresa per la realizzazione di utensili per la lavorazione del legno a Torrita di Siena. I nostri prodotti nascono da una accurata e lunga progettazione con l'utilizzo di materiali certificati e garantiti nel rispetto della sicurezza per chi li userà. Futa Targia, grazie ad un fornito ed aggiornato parco macchine e ad un personale esperto e qualificato, realizza anche soluzioni su misura per il tuo lavoro. Futa Targia, a cura di chiunque consideri un semplice pezzo di legno la base per un capolavoro. Futa Targia, a Torrita di Siena. Banca Crash rappresenta oggi una delle realtà più importanti del credito cooperativo toscano. Valori che si tramandano nel tempo tra storia ed innovazione. Banca Crash, la tua banca, solo un po' più grande, nei valori. Dicono che la cucina italiana sia la migliore al mondo, ma la mia cucina toscana, credetemi, è davvero speciale. Ma sapete qual è il segreto della mia cucina? La passione. La mia cucina stosa. Un'amica speciale. Per la pulizia dei tuoi locali hai bisogno di un servizio efficiente e di qualità? Scegli la Favorita Pulizia Ambienti. Professionalità ed esperienza al vostro servizio. Pulizie giornaliere straordinarie per supermercati, negozi, uffici, abitazioni e condomini. Nuovo macchinario vapore sanificante antiacaro. E con la nuova macchina con acqua pura per la pulizia delle vetrate in quota risparmi il noleggio del cestello. Scegli la Favorita perché noi puliamo il mondo. Sopralluoghi e preventivi gratuiti a Siena e nella nuova sede a Sinalunga. 0577 678 898. Pellegrini Group, autocarrozzeria, lavaggio automatico self-service di ultima generazione, con due box riservati per il lavaggio manuale, officina meccanica e centro revisioni multimarca, centro gomme con servizio di rimessaggio riservato a tutti i nostri clienti, vendita di pneumatici delle migliori marche, convergenze ed assetti anche personalizzati. Pellegrini Group, un servizio a 360 gradi per la tua auto nella zona artigianale a Montepulciano. Buonasera e benvenuti, questo è Background, l'appuntamento del martedì su Teledea per approfondire i temi del nostro territorio, un appuntamento il martedì sera in diretta con varie repliche poi in settimana che ci consente un po' di tenere l'attenzione alta su quello che avviene nel nostro territorio e il dibattito è sempre molto interessante e costruttivo e noi cerchiamo di rappresentarvi le tematiche e i temi e voi potete partecipare come sempre con le vostre domande. Quest'oggi parleremo in apertura di politica, parleremo quindi della fase che si è conclusa, che abbiamo seguito fin dall'inizio, ovvero l'elezione del segretario provinciale a Siena per il Partito Democratico con l'elezione di Andrea Valenti. È stato qui nei nostri studi oggi pomeriggio Andrea Valenti ed è stato intervistato da Maria Stella Bianco. Tra un attimo vi faremo vedere quindi questa lunga intervista che è una delle prime sue dichiarazioni che ci consente appunto di capire insomma il nuovo Partito Democratico quale strada prenderà. È sicuramente stato un risultato che a qualcuno è sembrato un po' a sorpresa, a qualcuno magari no, e comunque che crea sicuramente un elemento di novità nel panorama del Partito Democratico in questo territorio, ovvero appunto la provincia di Siena. Capiremo un po' da lui quindi quale sarà la nuova direzione del PD, se nel segno della continuità o della discontinuità, usiamo questo termine, e lo capiremo in questa intervista. Poi torneremo in studio in diretta per invece parlare di una importante novità che riguarda uno dei comuni della provincia di Siena, parlo del comune di Montepulciano perché è stata inaugurata una nuova sede universitaria proprio a Montepulciano, l'Università Telematica Pegaso. Parleremo di questo insieme a Stefano Biagiotti, che è presidente della società appunto Qualità e Sviluppo Rurale di Montepulciano, perché è ospite tra l'altro anche nei locali che
la società Sviluppo ha fatto conoscere, ovvero quello del Palazzo del Capitano a Montepulciano, che ospiterà appunto la sede dei corsi universitari e dell'università appunto a distanza Pegaso. Parleremo di questo nel dettaglio, quindi a quali sono i corsi, chi può partecipare, insomma varie curiosità. Se volete partecipare al nostro approfondimento potete farlo utilizzando la mail diretta@teridea.it oppure inviando un messaggio SMS o WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, 339 37 19136. Qualcuno l'ha fatto anche in settimana e infatti qualcuna delle domande che ci avete inviato in questi giorni l'abbiamo già girata direttamente alla nostra giornalista che ha intervistato proprio Andrea Valenti. Allora partiamo da qui, nuovo segretario del PD a Siena, sentiamo il suo intervento ai microfoni di Teleidea. Andrea Valenti, benvenuto, o meglio, grazie, ben ritrovato, bentornato negli studi di Teleidea. Adesso ufficialmente come nuovo segretario provinciale del Partito Democratico di Siena. Grazie a voi. Il ballottaggio ha avuto quindi esito positivo, quello contro Massimo Bernazzi. Lei è stato appoggiato da Raffaella Senesi e quindi sì, le migliori congratulazioni prima grazie di mille cominciare questa intervista. Innanzitutto le chiedo come ha festeggiato? Sono andato a letto molto presto, no, avevo accumulato un po' di stanchezza, poi avremo modo di festeggiare, però ecco, domenica sera sono andato a letto molto presto. Abbiamo festeggiato ieri, avevo l'assemblea del mio circolo e quindi insomma per un piccolo circolo esprimere il segretario provinciale è quantomeno un evento e quindi ieri sera dopo fatto le nostre insomma incombenze politiche abbiamo un po' festeggiato. Ecco, quindi festeggiamenti quelli grossi, quelli seri, insomma ci sì, sarà verranno chiaramente. Ma si sarebbe mai immaginato questo risultato, quindi questa sua elezione a seguito di un congresso che è stato un po' movimentato, un po' complicato? Sinceramente no, cioè perlomeno all'inizio diciamo non avevo questa speranza, poi è chiaro, uno fa un congresso per vincerlo, no, non si fanno mai per fare una rappresentanza, però diciamo i dati quantomeno erano completamente a mio sfavore. Poi con il tempo, continuando a incontrare persone, ho visto che c'era una crescita di consenso, quindi diciamo ci ho sperato e mi sono impegnato perché succedesse. Quindi è stato ancora più bello per questo, perché partivo senza enormi aspettative, ma insomma con l'idea di fare un bel congresso, ecco, non avevo in mente altro. Poi con il tempo abbiamo visto che il consenso stava crescendo e quindi a un certo punto abbiamo iniziato a crederci. È stata una grossa soddisfazione, quindi. Sì, veramente, è stata una grossa soddisfazione mia personale, chiaramente, perché è inutile insomma negarlo, però è stata una soddisfazione collettiva. Io domenica ho visto persone anche realmente commosse, sono cose insomma ti riempiono il cuore, perché poi si parla di una comunità politica, quindi è sempre un rapporto tra persone, è stato bello. E quindi a questo punto, quali sono le sue priorità? Da dove si parte questo percorso con lei, segretario? Da dove prende il via? Ma allora, ancora dobbiamo adempiere a tutta una serie di norme, chiaramente, c'è da nominare la direzione, c'è da eleggere la presidenza dell'assemblea, il consiglio dei garanti, quindi ancora un po' di cose sono da sbrigare. Diciamo, intenderei partire intanto da ridare un'organizzazione un po' più strutturata a questo partito che ultimamente è mancata, perché poi senza organizzazione non si fa nemmeno azione politica e secondo me abbiamo trascurato questi aspetti in questi anni. E poi vorrei ripartire dai circoli. Io l'ho sempre detto, ho fatto un congresso incentrato sull'incontro dei circoli e vorrei ripartire da loro, perché per me sono veramente la base della nostra politica e vorrei che fossero coinvolti in una campagna d'ascolto che sfociasse in una conferenza programmatica per avere un'idea nostra di cosa dice il PD in provincia di Siena su tutta una serie di temi che poi sono quelli classici della politica, che però sono quelli di cui ci occupiamo. Vorrei un'identità forte del PD sulle tematiche. Quindi ricostruire un po' il Partito Democratico. Sì, anche proprio dal punto di vista strutturale, di coordinamento, cioè ricreare un collegamento che purtroppo, senza imputare responsabilità, non mi interessa, però si è un po' interrotto. E noi siamo un coordinamento provinciale. Coordinamento lo dice la parola stessa, dobbiamo coordinare un territorio affinché si vada verso una direzione comune. Poi fondamentalmente è questo il nostro compito.
A questo punto una telespettatrice ci ha inviato una domanda da farle e quindi gliela rivolgo. La signora che è iscritta al Partito Democratico chiede come sia possibile che una persona come lei, che si definisce di estrema sinistra, possa accordarsi con Alberto Monaci, che di fatto ha, da un punto di vista politicamente parlando, un punto di vista un po' diverso da lei. Ora, intanto io non mi definisco di estrema sinistra, insomma, sono una persona di sinistra, chiaramente. Cioè, per me il Partito Democratico è anche questo, è un partito di sinistra, di centrosinistra, però insomma, non di estrema sinistra, non sono un extraparlamentare o altro. Allora, accordarsi con Alberto, io non conosco personalmente Alberto Monaci, lo dico con la massima sincerità, insomma, ho conosciuto Raffaella Senesi durante i congressi. E io penso che, cioè, noi abbiamo costruito il Partito Democratico anche per questo. Ci siamo detti che era il contenitore delle forze riformiste, abbiamo parlato di pluralismo, ce lo dicevamo da 10 anni, abbiamo messo insieme le due storie più nobili della politica italiana, che poi storicamente vengono dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Comunista, e abbiamo deciso di costruire questo contenitore politico dove stare insieme. Ho trovato in Raffaella, nelle persone che lo sostengono, una convergenza su dei temi politici e quindi non ci vedo niente di strano. Fa parte della normalissima dialettica politica di persone che militano nello stesso partito ormai da 10 anni e quindi provano a creare una prospettiva comune. Cioè, estrema sinistra, cioè, mi sembrano, insomma, un po', cioè, cose che con il Partito Democratico abbiamo cercato di sorpassare. Poi, ecco, questo dobbiamo fare, stare insieme anche da punti di vista diversi. Però io credo che la politica sia fondamentalmente questo, cioè persone che si incontrano, hanno un dialogo, discutono e provano a elaborare una sintesi. Io non conosco altri sistemi di fare politica, quindi, ecco, poi, ecco, Alberto Monaci non lo conosco personalmente, quindi non ho, però io ad esempio... nella mia esperienza politica ho fatto per 10 anni l'assessore a un sindaco che ha come area politica di riferimento quell'area. Cioè, questo percorso noi l'abbiamo già fatto e è giusto farlo perché siamo un partito unico. Chiudersi in questi steccati, secondo me, fa male al PD e fa male poi alla fine alle nostre comunità. E quindi ancora una volta appunto il tema del dialogo e dell'apertura, e questo è un tema che, se mi permette, la contraddistingue un po'. E poi infatti parleremo anche di questo. Penso che la nostra telespettatrice abbia avuto una risposta me lo auguro. Esaustiva appunto. Le ha dichiarato appunto che sarà aperto al confronto e a una dialettica con tutti gli iscritti. Cercherà quindi di evitare lo scontro e di aprirsi anche verso Scaramelli e verso i suoi sostenitori. Quindi appunto torna il tema di questo dialogo e di questa apertura. Sì, cioè, nel senso, Stefano Scaramelli ha un importante ruolo istituzionale nel nostro partito, sarebbe assurdo che un segretario gli facesse la guerra, anche perché non ne ho motivo, chiaramente è una persona che conosco, che stimo, quindi siamo stati su posizioni politiche diverse in un congresso, come è normalissimo. E il congresso ha visto una prevalenza della posizione che ho espresso, ma questo non vuol dire fare tabula rasa di tante sensibilità. Cioè, come appunto dicevo, ho parlato prima di pluralismo, con loro parlo di dialettica politica, come è naturale, comporranno la direzione, come è normalissimo che sia, avremo modo di confrontarci sui temi e da posizioni forse a volte anche diverse. E in un partito ci manca essere scontro. L'importante è che poi si raggiunga una linea che poi deve essere quella comune. Io questo mi aspetto, questo da me avranno. Avranno dialogo e apertura, questo sicuramente, perché insomma credo che quello che ha fatto male in questi anni a questo partito è stata un'eccessiva litigiosità, un personalizzare alcuni scontri e poi se ne pagano le conseguenze politiche in termini di consenso. Ecco, questo per me deve finire. Concludiamo con una battuta che forse è un po' prematura, però forse è doverosa, perché a Siena città c'è già grande fermento per le elezioni che ci saranno nel 2018 per le politiche. Simone Vigni è stato eletto proprio nelle ultime ore nuovo segretario comunale dei Democratici Senesi, di Ginevra La Russa vice segretario, e quindi lei, Andrea Valenti, da nuovo segretario provinciale. Come vede un po' queste politiche a Siena?
Intanto, sì, ieri c'è stata l'Assemblea di Siena, io ho avuto modo anche stamattina di fare chiaramente gli auguri a Simone che dovrà guidare, si troverà subito a gestire una fase complessa perché la fase elettorale è sempre complessa. Da parte mia, gliel'ho già ribadito, ci sarà massima disponibilità a collaborare con lui come è giusto che sia. Io spero e penso, perché poi insomma questo l'ha detto direttamente Simone, quindi che vada fatto un percorso, che non parta dai nomi, ma vada fatto un percorso intanto all'interno del Partito Democratico, un giudizio che sia il più possibile. L'obiettivo è sereno sull'amministrazione di Valentini, fatto all'interno dei circoli, come si fanno queste cose, che poi venga riportato all'esterno. Io penso che allargare il più possibile il campo sia doveroso e partiamo da un programma. Poi chiaramente arriveremo a una sintesi sul nome, perché poi qualcuno che rappresenti questo programma servirà. Però il percorso corretto è questo, giudizio su quello che è stato fatto, apertura, costruzione di un programma collettivo, scelta di un nome. Io penso che lavorando così possiamo, diciamo, avere ottime possibilità di tenere Siena al centro-sinistra, che è fondamentale, la prima battaglia è quella più importante al momento. Bene, a questo punto io ringrazio Andrea Valenti per essere tornato a Chianciano negli studi di Teleidea e ancora congratulazioni grazie, per la tua elezione e buon lavoro. Grazie. Queste appunto le parole di Andrea Valenti e insomma ci viene da dire chi può non essere d'accordo appunto con lui, massima apertura, dialogo, confronto, il nostro ruolo è quello di coordinare e quindi sicuramente il terreno è aperto a qualsiasi tipo di discussione, non c'è preclusioni, non ci sono preconcetti, avete sentito insomma il passaggio quando si faceva riferimento all'appoggio appunto anche degli uomini o comunque della parte politica, della corrente di Monaci, non ci sono quindi pregiudizi, non ci sono preconcetti, un nuovo modo in un certo senso forse di affrontare la politica, rispetto per tutti, mi par di capire, sintetizzo io, paura però di nessuno. Vedremo un po' se questo, come scriveva anche Lorenzoni in prima pagina, potrà essere un voto contro, più contro forse quello che è il renzismo, quello che è chi per il momento ha rappresentato un po' di più la maggioranza nel PD, o se è un voto propositivo che invece apre una nuova area, una nuova possibilità di discussione e quindi una vera svolta. Capiremo poi strada facendo appunto se il renzismo potrà essere diciamo accantonato in provincia di Siena o se invece è una nuova forma, un nuovo modo di affrontare la politica che poi potrebbe anche assomigliare al renzismo. Staremo a vedere, buon lavoro intanto ad Andrea Valenti, chiudiamo questa pagina politica, ma voi scriveteci, continuate a darci la vostra impressione anche sui social e ovviamente terremo conto anche delle vostre opinioni e daremo ovviamente anche voce alle vostre opinioni nei prossimi appuntamenti di Background. Intanto chiudiamo questa pagina politica, pubblicità e ritorneremo quindi a parlare di università. A tra poco. Futa Targia, impresa per la realizzazione di utensili per la lavorazione del legno a Torrita di Siena. I nostri prodotti nascono da una accurata e lunga progettazione con l'utilizzo di materiali certificati e garantiti nel rispetto della sicurezza per chi li userà. Futa Targia, grazie ad un fornito ed aggiornato parco macchine e ad un personale esperto e qualificato, realizza anche soluzioni su misura per il tuo lavoro. Futa Targia, a cura di chiunque consideri un semplice pezzo di legno la base per un capolavoro. Futa Targia, a Torrita di Siena. Pellegrini Group, autocarrozzeria, lavaggio automatico self-service di ultima generazione, con due box riservati per il lavaggio manuale, officina meccanica e centro revisioni multimarca, centro gomme con servizio di rimessaggio riservato a tutti i nostri clienti, vendita di pneumatici delle migliori marche, convergenze ed assetti anche personalizzati. Pellegrini Group, un servizio a 360 gradi per la tua auto nella zona artigianale a Montepulciano. Banca Cras, con 33 filiali, opera su 67 comuni e 5 province, attraverso la competenza e la professionalità di oltre 240 dipendenti. Un legame di forte relazione con quasi 10.000 soci e gli oltre 38.000 clienti. Banca Cras, la tua banca solo un po' più grande, nei numeri. Dicono che la cucina italiana sia la migliore al mondo. Ma la mia cucina toscana, credetemi, è davvero speciale. Ma sapete qual è il segreto della mia cucina? La passione.
La mia cucina stosa. Un'amica speciale. Per la pulizia dei tuoi locali hai bisogno di un servizio efficiente e di qualità? Scegli la Favorita Pulizia Ambienti. Professionalità ed esperienza al vostro servizio. Pulizie giornaliere straordinarie per supermercati, negozi, uffici, abitazioni e condomini. Nuovo macchinario vapore sanificante antiacaro. E con la nuova macchina con acqua pura per la pulizia delle vetrate in quota risparmi il noleggio del cestello. Scegli la Favorita perché noi puliamo il mondo. Sopralluoghi e preventivi gratuiti a Siena e nella nuova sede a Sinalunga. 0577 678 898. E bentornati in diretta. Archiviata quindi la nostra importante pagina politica per le elezioni, ci torneremo ovviamente a parlare di politica e di questo territorio nei prossimi appuntamenti di Background. Poi chiaramente quando si parla di territorio, quando si parla di temi, la politica è imprescindibile, tutto è politica, dobbiamo dire, anche se in questo caso non lo è. Parliamo di università con Stefano Biagiotti. Buonasera e bentornato nei nostri studi. Grazie, buonasera e buonasera anche a tutti i telespettatori. In qualità di coordinatore del progetto dell'università appunto Pegaso, l'università telematica che apre a Montepulciano. Innanzitutto in apertura subito ti chiedo allora, come nasce questa idea che trovo tra virgolette rivoluzionaria in un certo senso. Sì, l'idea nasce all'inizio dell'estate, nel mese di luglio, quando il professor Calogero Di Carlo è venuto a trovarci a Montepulciano e Andrea Rossi appunto aveva questo interesse a iniziare un percorso che parte già da lontano con l'esperienza del 90, degli anni 90 quando sindaco di Montepulciano era Giuliano Olivieri, di portare una formazione universitaria anche a Montepulciano. Siamo a luglio, da luglio abbiamo lavorato in maniera molto veloce e coordinata tra l'amministrazione comunale e l'università e il primi di settembre siamo riusciti a sottoscrivere, o meglio sono riusciti a sottoscrivere il sindaco, l'amministrazione comunale e l'università, questa convenzione che vede appunto l'università telematica Pegaso ospite dei locali del comune di Montepulciano. I locali scelti per questa occasione sono locali di tutto rispetto, parliamo del bellissimo Palazzo del Capitano che si affaccia in Piazza Grande, sede prestigiosa. Sì, l'Università Pegaso ha in Italia circa 70 sedi di esame, in tutti in palazzi prestigiosi e storici, e Montepulciano aveva la disponibilità di alcuni locali proprio sul palazzo che si affaccia su Piazza Grande, il Palazzo del Capitano, e pertanto l'amministrazione ha deciso appunto di darli in uso all'Università Pegaso per concretizzare un progetto che è il progetto appunto dell'Università Montepulciano. Quante stanze, se posso chiedere, sono a disposizione dell'Università? Ma l'università ha tre sale a disposizione per gli esami, più un locale appunto dove è la segreteria studenti. Perché la cosa interessante, l'università telematica Pegaso, lo dice il nome stesso, è telematica, quindi ha una formazione sia a distanza che in presenza. Il problema delle telematiche è quello forse di non sentirle vicino al territorio. Il progetto appunto della Pegaso invece è quello di aver costituito una sede di esame, quindi fruibile dagli studenti, ma anche quella di creare un punto di segreteria, una segreteria studenti che accompagna lo studente appunto in quelli che sono gli iter burocratici. E quindi è una viene definita, o l'abbiamo definita, una università a chilometro zero, nel senso che il fruitore può tranquillamente adoperare i mezzi telematici, quindi i computer, la certo, tecnologia, distanza, certo. Ma nello stesso tempo ha un punto di riferimento fisico. E questo è, a mio avviso, la grandezza di questo progetto, che la Pegaso ha in essere come università telematica e l'averlo colto a Montepulciano è una cosa, a mio avviso, per l'area, non solo per Montepulciano, ma per un'area vasta che va dalla Val di Chiana Senese, la Val di Chiana Retina, fino al nord della provincia di Perugia e anche parte della provincia di Grosseto, avrà sicuramente un buon effetto, o almeno noi ci auspichiamo che abbia buoni effetti.
30.000 studenti sono coinvolti proprio nei 10 corsi di laurea appunto dell'Università Pegaso, riconosciuta, l'Università Telematica, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, una università che ha scelto Montepulciano. E allora direi di sentire il primo dei contributi che abbiamo registrato il giorno dell'inaugurazione, che prima di vedere la registrazione ti chiedo, la scelta del giorno è casuale o avete studiato anche questa? Perché siete tremendi, eh? 20 novembre 2017, casuale? Casuale, sì, nel senso che avevamo la necessità di coniugare quelli che erano gli impegni del presidente dell'università, okay, il dottor Danilo Iervolino, del responsabile delle sedi appunto periferiche, delle sedi di esame, il professor Di Carlo, del sindaco Andrea Rossi e poi del presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, che è intervenuto a questa inaugurazione apportando un bellissimo contributo. E quindi no, perché di solito di lunedì inaugurazioni spesso si fanno in fine settimana, però ecco, pensavo fosse una scelta, invece era una concomitanza della giornata giusta. Sì, volevamo prendere anche i barbieri? Anche i parrucchieri. D'accordo, andiamo a sentire il primo contributo del presidente dell'Università Telematica appunto Pegaso, Danilo Iervolino, e cerchiamo di capire da lui anche la scelta della nuova location per questa università. Presidente Iervolino, Montepulciano, investire su Montepulciano e su tutta la Val di Chiana. Pegaso da oggi inizia l'attività su questo territorio. Sì, Pegaso è un'università telematica, quindi che può essere frequentata sia da giovani che dagli adulti in modalità telematica appunto attraverso il web, ma anche attenzione per il territorio, un'università a chilometro zero, un'università che vuole intercettare i reali fabbisogni dei territori e fornire una formazione cucita addosso come un abito su misura. Vuol dire parlare con le aziende e plasmare un'offerta formativa che possa garantire un placement, quindi un immediato sbocco nel mercato del lavoro, ma è anche l'università del lifelong learning, della formazione continua durante tutto l'arco della vita, quindi miriamo a formare e upgradare le competenze dei lavoratori. Si parla di industria 4.0 e quindi di lavoro 4.0, il lavoro va manuteso e va convertito. E poi siamo l'università delle start-up, siamo la prima start-up university con dei corsi ad hoc per aspiranti imprenditori, ricordando che le start-up non sono nuove partite IVA ma un nuovo modo di vedere il mondo che ha chi lo vuole cambiare e conquistare con una grande idea. Mi auguro che possa rappresentare Pegaso un progetto di sviluppo anche per il territorio di Montepulciano. Ecco, quali elementi di questo territorio avete individuato come utile alla realizzazione di questi bei progetti? Sì, sicuramente l'interlocuzione con le piccole aziende, la Toscana in generale, come tutto il resto d'Italia, è formato da piccole aziende, quella di creare dei percorsi ad hoc non solo per formare dei manager e dei lavoratori che possano avere dimestichezza con l'industria 4.0, ma anche e soprattutto con tutte le tecnologie, una su tutto l'e-commerce, ricordando che in Italia ormai si è ultimi nel rapporto e-commerce a livello europeo, bisogna ancora fare tanto perché lo sviluppo e la competizione globale impone avere nuove skills, quindi nuove competenze. Come funzionerà in pratica per gli studenti la sede di Montepulciano dell'Università Pegaso? Sì, gli studenti verranno fisicamente in questo bellissimo palazzo al centro di Montepulciano, potranno ricevere un orientamento, quindi valutare qual è il percorso più idoneo alle proprie caratteristiche motivazionali, di tempo e anche di obiettivo lavorativo. Riceveranno qui, a seguito dell'iscrizione, delle password dove sarà permesso di inserirle in un apposito portale internet che gli farà accedere appunto a una formazione tutta online. Gli esami di tutti i corsi, compresi i master e i corsi di laurea, poi si sosterranno in presenza appunto a Montepulciano. Ebbene, ci ha spiegato in dettaglio sicuramente Iervolino, presidente appunto dell'Università Telematica Pegaso, quali sono i punti cardini principali su cui questa università investe. E io vorrei partire, Stefano, proprio dal primo punto sul quale è tornato due volte, ovvero il rapporto che ci sarà tra l'università ed il territorio. Perché non so se
se è comune, però mi sembra di capire che ci sarà il modo di formare persone che possono far crescere anche le aziende di questo territorio direttamente sul territorio stesso, in questo senso a chilometro zero. Sì, no, il chilometro zero è perché l'offerta formativa che l'Università Telematica Pegaso ha sono, abbiamo detto, 10 corsi di laurea tra quelli triennali, biennali e il ciclo unico di giurisprudenza, ha in seno a questa formazione, a questa offerta formativa, alcuni corsi di laurea che sono proprio, secondo me, cadono a pennello proprio per la nostra realtà. E sono quelli, per esempio, di ingegneria civile ed ambientale, per quanto riguarda le problematiche a noi note sull'ambiente, per esempio, ma soprattutto c'è scienze turistiche. Noi siamo una realtà che in questo momento, oltre a un'economia basata sull'agricoltura, si è indirizzata anche verso quello che è uno sviluppo locale sul turismo. Questa università potrà consentirà una formazione anche verso quegli operatori del settore turistico. Quindi questo è quanto, però vorrei andare anche oltre, perché durante il convegno che si è tenuto appunto il 20 in occasione dell'inaugurazione, il presidente e il responsabile delle sedi esterne, delle sedi di esame, sono andati anche oltre, nel senso che se riusciamo a fare rete anche con quelle strutture, quali per esempio il Consorzio del Vino Nobile, che era presente, certo, all'inaugurazione, e con l'intervento appunto di Piero Di Betto, è possibile anche creare nuove sinergie, una nuova offerta formativa ad hoc proprio per il nostro territorio. Quindi ecco, plasmarla proprio sul territorio, come diceva, sentire il fabbisogno dei territori è una delle caratteristiche di questa università, che si rivolge sia ai giovani che agli adulti. Certo, l'offerta formativa che la Pegaso ha si rivolge sia agli adulti che per motivi più disparati non hanno potuto, non hanno nei tempi diciamo dei 18 ai 25 anni affrontare questi percorsi universitari, offre la possibilità di farlo. Offre la possibilità di farlo anche ai giovani, tant'è che negli ultimi anni il numero degli iscritti è maggiore quello dell'età universitaria, 18-25 anni, anziché quello dell'età adulta, e quindi è una offerta formativa aperta a tutti. È una offerta formativa che è aperta a tutte quelle persone che non possono, per i motivi più disparati di tempo, di lavoro, anche economici, affrontare quello che è invece uno studio dell'università tradizionale. Con l'obbligo di presenza. Con l'obbligo di presenza. In questo caso, quindi, si studia da soli a casa con il sistema online, con le password, dopo aver fatto il colloquio di orientamento. Sì. Quindi c'è la possibilità però di interloquire con gli insegnanti per degli approfondimenti? Sai da questo punto di vista come è strutturata? Sì. Nel senso che lo studente è accompagnato nel suo percorso formativo a più livelli. Abbiamo un livello che è quello di confronto con il docente, di tutoraggio sia dal punto di vista amministrativo, motivazionale, e poi il tutoraggio anche quello delle discipline. Quindi abbiamo il anche tutor, abbiamo professori, tutor e mentori. Quindi è un'università, ora non voglio andare oltre, probabilmente anche più vicina rispetto a quelle che sono le università tradizionali. E quindi assolutamente più comoda anche in un certo senso per chi, appunto, a parte giovane che ha magari un po' più di tempo, ma che ha meno possibilità forse dal punto di vista economico di, come dicevi te, appunto, poter gestire un corso fuori dal proprio territorio di residenza, e in più la possibilità anche per chi lavora di poter gestirsi il tempo di studio magari in fasce diverse da quelle consuete della frequentazione dei corsi. Ti chiedo, questo tipo di università in genere piace agli insegnanti delle scuole superiori? Come pensi sia l'approccio da questo punto di vista? Avete fatto degli studi in questo senso? Ma io credo che la formazione in e-learning sia la formazione del futuro, per i motivi che abbiamo detto prima, ma soprattutto per il fatto che la società si evolve talmente velocemente
che c'è da parte di tutti, professionisti, non professionisti, addetti del settore sanitario, insegnanti, la necessità di una continua evoluzione, di un continuo miglioramento, di una formazione continua. Questo può essere un mezzo che ha un costo probabilmente ridotto rispetto alla formazione in presenza, ma soprattutto la facilità di fruizione. E dal punto di vista dei contenuti, io ritengo che probabilmente è anche migliore rispetto alla tradizionale. E mi spiego. In un'aula di 200 persone, ad ascoltare una materia che può essere urbanistica, dove un professore un'ora o due ore si mette lì e parla, è possibile che la soglia dell'attenzione del discente venga meno. Quindi diciamo che dopo i primi 15 minuti questo si è perso. Con il metodo in e-learning, quindi con il metodo telematico, il discente ha la possibilità di poter rivedere quante volte gli serve la lezione, oppure avere la fruizione del materiale online. Quindi a mio avviso sicuramente per questi motivi la formazione in e-learning sarà la formazione del futuro. E poi siamo cambiati un po' tutti, oramai l'approccio al mezzo di informazione, al computer, grazie agli smartphone e a tutte le altre tecnologie, insomma, non sono più un tabù per nessuno, no? Anche nelle università della terza età si utilizzano, quindi, anzi con molto successo si utilizzano. Quindi effettivamente non c'è più questo ostacolo che una volta poteva esserci. E sicuramente c'è anche una maggiore presa in carico delle proprie potenzialità da parte anche di una generazione di giovani oggi come oggi, e quindi più consapevolezza e più responsabilità, anche senza essere per forza sorvegliati. Certo. Voglio usare questo termine per passarlo. Ha parlato il presidente anche di start-up, quanto è importante quindi anche per chi insomma ha in mente un progetto poter capire come dargli forma. È importante tantissimo a mio avviso. Può aiutare in questo senso, no? Sicuramente sì, anche perché l'università telematica Pegaso, come ha detto il presidente Iervolino, ha in sé anche delle esperienze di start-up molto positive e ha anche una formazione, cioè ci sono dei corsi, perché l'offerta formativa della Pegaso non è che si esaurisce nei corsi di laurea, ci sono master di primo livello, di secondo livello, scuola di specializzazione, ci sono anche corsi proprio sul giornalismo, per esempio, potrebbe essere anche utile e auspicabile che sia dei nostri discenti. Ma soprattutto ci sono anche dei corsi proprio che cercano di far capire alle nuove generazioni o a coloro che desiderano impegnarsi in quelle che sono le aziende che devono partire di primo inizio, a che l'approccio sia quello, non come è dimostrato che dopo 3 o 4 mesi queste esperienze vengono meno, ma che siano appunto delle imprese che nascano con dei progetti ben precisi, abbiano un fine ben preciso e quindi vadano tranquillamente anche dal punto di vista della sostenibilità economica. Perché il problema, a mio avviso, delle start-up di ora è che alcune idee sono buonissime, ma non hanno ben chiaro l'obiettivo a lungo. Ecco, le start-up in Italia, a mio avviso, sono un qualcosa a breve, viene concepito come un'attività a breve. Invece, secondo me, le start-up devono avere una sostenibilità, soprattutto economica, che sia a lungo termine. Per poter dare il massimo risultato, sicuramente. Facciamo sentire adesso un altro intervento registrato nel giorno appunto dell'inaugurazione, è quello della responsabile nazionale delle sedi d'esame appunto Università Telematica Pegaso, che è appunto Calogero Di Carlo. Sentiamo anche il suo contributo a questa discussione. Dottor Di Carlo, parliamo della didattica. Quali sono i corsi che Pegaso offre? Sono ben 10 i corsi che offriamo, più il post laurea a 360 gradi. I 10 corsi di laurea partono da scienze umanistiche, scienze motorie, economia aziendale, management e scienze del turismo,
scienze motorie, giurisprudenza, ingegneria, quasi tutte, mi pare che non ho dimenticato nulla, quindi i nostri studenti verranno qui a studiare, sicuramente troveranno una segreteria, un polo didattico che li seguirà sin dall'inizio, dal momento in cui andranno a immatricolarsi fino a quando troveranno il giorno della laurea qui, sicuramente a Montepulciano, la seduta che andrà a coronare il loro sogno. La sede di Montepulciano va ad aggiungersi ad oltre altre 60 sedi della Pegaso in Italia, tutte di grande prestigio, quindi per Montepulciano è un bel traguardo. Ecco, ma che cosa ha colpito, quale caratteristica di questo territorio ha colpito particolarmente l'Università Pegaso al punto da convincerla ad aprire una sede? È molto facile, dai, Montepulciano, la storia, tutto quello che ne consegue, le imprese, le aziende, l'amministrazione comunale che è stata lungimirante sicuramente ad accettare immediatamente che l'università venisse qui in questo meraviglioso luogo, e possiamo dire che è stato veramente qualcosa di importante. Questa è la 70esima sede, perché il 71esimo, il 1° di dicembre, sarà Gaeta, seguita a Assisi, quindi luoghi sicuramente meravigliosi. Tutte le sedi, da San Candido a Lampedusa, sono delle sedi meravigliose come queste, che hanno origine storica e che vanno sicuramente a sposarsi con quello che è il moderno, che è questo strumento dinamico che è la telematica, che consente a tutti gli studenti in ogni luogo di poter studiare e poter conseguire un titolo di studio. Questo è sicuramente molto interessante. Allora, ripercorriamo quali sono i 10 corsi possibili attualmente. Sì, i corsi che sono già in essere presso l'Università Telematica Pegaso sono la laurea in giurisprudenza del ciclo unico, quello quindi di 5 anni, l'economia aziendale, parliamo delle triennali, quindi scienze dell'educazione, economia aziendale, scienze motorie, scienze turistiche, ingegneria civile ed ambientale. Poi abbiamo altre 3 lauree magistrali, quindi il biennio, che sono scienze pedologiche, scienze economiche e scienze management dello sport. Benissimo. E poi abbiamo anche ingegneria della sicurezza, ecco, che sarebbe, diciamo, il proseguo dell'ingegneria civile ed ambientale. E proprio dal connubio con il territorio potrebbero nascere però anche altri corsi. Sicuramente sì, se saremo capaci di essere bravi a progettare un'offerta formativa che possa essere approvata dal Senato accademico, questo è evidente. Ma oltre all'offerta formativa di corsi di laurea, ci sono appunto anche master di primo e di secondo livello nelle varie aree, economica, giuridica, della scienza della formazione, dello sport, dell'alimentazione. E poi c'è i corsi invece, quelli professionalizzanti, tra virgolette, o di alta formazione, che possono essere, diciamo così, costruiti con più semplicità, perché la formazione dei corsi di laurea e i master hanno appunto anche un'approvazione ministeriale, quindi la procedura con cui il Senato accademico, diciamo così, lo inserisce nell'offerta formativa dell'università è un pochino più lungo. Eh beh, certo, no, questo è chiaro. Nella lettera di presentazione che il Comune di Montepulciano ha divulgato alla stampa si dice appunto che la convenzione si inserisce anche in un ampio progetto promosso proprio dall'Università Pegaso a livello nazionale, che ha denominato integrazione ai fini dello sviluppo, che appunto nel caso di Montepulciano si sostanzia nella valorizzazione del centro storico e del contributo che la cultura può dare alla crescita e al suo sviluppo. Devo dire che da questo punto di vista, con questa chiave di lettura, mi sembra una scelta abbastanza lungimirante per uno sviluppo anche futuro della cittadina di Poliziana. Sì, no, io desidererei focalizzare anche un'altra cosa, che non è solo uno sviluppo per la città del Poliziano. Uh-huh. Cioè, questo progetto ha, e qui dobbiamo dare atto della lungimiranza di Andrea Rossi, che sì, diciamo, ha fatto in modo tale che Montepulciano fosse la sede dell'università, ma l'integrazione e lo sviluppo del territorio va visto in un'area vasta. Okay. Noi ci accomunano tantissime cose tra quello che è i comuni dell'Aretino e della Val di Chiana, con quelli della Val di Chiana Senese, penso anche ai comuni, alle pendici del Monte Amiata, che sono a 30 km da noi. Quindi questo progetto ha una mira che va oltre i confini comunali di Montepulciano. Montepulciano è la sede,
ma è perché è sede anche dei licei, perché storicamente la politica ha fatto in modo che Montepulciano fosse riconosciuto il polo scolastico della Val di Chiana. Ecco, con questo noi cerchiamo, io credo di poter dire tranquillamente che con questo progetto noi abbiamo completato quello che è il corso di studi di un cittadino della Val di Chiana. Decisamente si può trovare tutto senza doversi spostare chissà dove, insomma. Sì. E poi per di più anche inerente proprio anche all'attività svolta nel nostro territorio. Abbiamo detto perché c'è anche il corso che riguarda il turismo, quindi insomma mi sembra piuttosto importante per la nostra realtà che vive di turismo. Ci fermiamo un istante per la prima pausa pubblicitaria di questa, diciamo, seconda parte e poi ci ritroviamo per continuare a sentire gli interventi del giorno, appunto, registrati dalla nostra redazione del TG Idea, il giorno dell'inaugurazione, per il quale ringrazio comunque Valentina Chiancianesi e Diego Mancuso, e poi continuiamo appunto a descrivere qual è il percorso che l'Università Pegaso sta appunto disegnando proprio a Montepulciano. Tra poco. Banca Crass, con la sua nuova dimensione, garantisce un'offerta di servizi ancora più personalizzata al servizio di private e aziende. Banca Crass, la tua banca, solo un po' più grande, nella relazione. Pellegrini Group, autocarrozzeria, lavaggio automatico self-service di ultima generazione, con due box riservati per il lavaggio manuale, officina meccanica e centro revisioni multimarca, centro gomme con servizio di rimessaggio riservato a tutti i nostri clienti, vendita di pneumatici delle migliori marche, convergenze ed assetti anche personalizzati. Pellegrini Group, un servizio a 360 gradi per la tua auto nella zona artigianale a Montepulciano. Dicono che la cucina italiana sia la migliore al mondo, ma la mia cucina toscana, credetemi, è davvero speciale. Ma sapete qual è il segreto della mia cucina? La passione. La mia cucina astosa. Un'amica speciale. Per la pulizia dei tuoi locali hai bisogno di un servizio efficiente e di qualità? Scegli la Favorita Pulizia Ambienti. Professionalità ed esperienza al vostro servizio. Pulizie giornaliere straordinarie per supermercati, negozi, uffici, abitazioni e condomini. Nuovo macchinario vapore sanificante antiacaro. E con la nuova macchina con acqua pura per la pulizia delle vetrate in quota risparmi il noleggio del cestello. Scegli la Favorita perché noi puliamo il mondo. Sopralluoghi e preventivi gratuiti a Siena e nella nuova sede a Sinalunga. 0577 678 898. Futa Targia, impresa per la realizzazione di utensili per la lavorazione del legno a Torrita di Siena. I nostri prodotti nascono da una accurata e lunga progettazione con l'utilizzo di materiali certificati e garantiti nel rispetto della sicurezza per chi li userà. Futa Targia, grazie ad un fornito ed aggiornato parco macchine e ad un personale esperto e qualificato, realizza anche soluzioni su misura per il tuo lavoro. Futa Targia, a cura di chiunque consideri un semplice pezzo di legno la base per un capolavoro. Futa Targia, a Torrita di Siena. Bentornati in diretta a questo Background, stiamo parlando della nuova università nata a Montepulciano, l'Università Telematica Pegaso, insieme a Stefano Biagiotti che coordina questo importante progetto nuovo. L'inaugurazione c'è stata appunto lunedì 20 novembre alle ore 17 nei nuovi locali del Palazzo del Capitano. Questa è la sede individuata per questa università, una novità importante per il nostro territorio, non solo per Montepulciano come abbiamo detto appunto poco prima della pubblicità. Ti chiedo per quanto riguarda i corsi, abbiamo detto quali sono i corsi e quindi anche il fatto di avere appunto 66 sedi in Italia, ma ci sono anche progetti che riguardano l'estero? Sì, l'Università Pegaso ha già dei contatti di cooperazione con altre università in tutto il mondo, anche perché l'università oggi non può essere chiusa in quelli che sono i confini di uno Stato. Ha necessità per la ricerca, per il miglioramento anche dell'offerta formativa, per capire anche le esperienze nel mondo accademico negli altri paesi, ha appunto degli accordi di cooperazione. E qui possiamo cominciare a ricordare
qualche progetto che è già stato approvato all'interno dell'Università Pegaso, quale per esempio l'ECL, che è la carta Erasmus, il progetto Ubicamp, il progetto CALT, il progetto DARTS, quindi ci sono già anche progetti in essere, quindi non è che ci sono dei propositi. L'Università Pegaso è la prima università sui social in Italia, quindi vuol dire che ha tantissime persone che la seguono. Te prima hai dato un numero, 30.000 è un numero ormai sorpassato. Durante l'inaugurazione il professor Calogero Di Carlo ha dato un altro numero, che sono 50.000. Quindi l'Ateneo attualmente è formato da 50.000 studenti. 50.000 studenti si piazza tra uno dei più numerosi atenei italiani. E questo appunto è una forza per questa università, che ha dimostrato di aver colto la nuova metodologia, perché le generazioni cambiano e quindi l'università tradizionale probabilmente sta anche stretta oggi come offerta formativa anche per i giovani, perché abbiamo visto che la maggioranza degli iscritti è nell'età appunto universitaria, quindi l'età di corso corretto, senza essere fuori corso. Allora andiamo nel concreto, cerchiamo di capire quindi un giovane che magari si sta preparando all'esame, insomma alla scuola media superiore, secondaria, come la vogliamo chiamare, insomma sta finendo il liceo e sta pensando di potersi iscrivere all'università, cosa dovrebbe fare? Ma secondo me la prima cosa che deve fare è se ha intenzione di intraprendere un percorso di formazione universitaria telematico, venire al Palazzo del Capitano tramite un appuntamento con un appuntamento e insieme la nostra segreteria e insieme a lui cercheranno di capire qual è il modello migliore di formazione per quella persona. E questo è un servizio importante di orientamento, perché spesso si chiede al ragazzino appena laureato, appena diplomato, alla ragazzina, insomma, cosa vuoi fare, non hai ancora le idee chiare, devi scegliere il corso universitario, magari, certo, gli insegnanti aiutano, però ci si trova poi alla fine da soli a dover decidere. Invece in questo caso si può arrivare anche con le idee confuse. Posso, certo, usare questa termine? Certo, verranno presi in considerazione, sia un ragazzo giovane, i piani di studio dei vari corsi e quindi insieme intraprenderemo un accompagnamento verso la sua nuova formazione. Evidentemente anche che gli orientamenti, se i dirigenti scolastici dei maggiori plessi, dei plessi degli istituti superiori che sono in Val di Chiana ce lo consentiranno, la struttura dell'Università Telematica Pegaso sarà anche disponibile ad andare a fare delle ore, dei giorni di orientamento all'interno delle scuole, proponendogli quella che è la formazione della Pegaso, così che il ragazzo faccia una scelta più consapevole del suo futuro. Giusto, importantissimo. Una volta quindi fatto il colloquio, scelto, insomma, aver superato la parte dell'orientamento, scelto il proprio corso, verranno consegnate appunto, abbiamo detto, queste password e si potrà studiare da casa. In realtà cosa si studia? Si studia seguendo delle lezioni video o seguendo dei testi? No. Ogni materia, quindi come all'università tradizionale, ogni materia è costituita dai crediti formativi. Ogni credito formativo ha un numero di lezioni abbastanza alto, perché sono 6 lezioni da mezz'ora ciascuna, almeno da mezz'ora ciascuno, per ogni credito formativo. Quindi un esame medio di 15 crediti sono 90 lezioni, sono 45 ore di lezione. In video lezioni fruibili da tablet, computer, nell'arco delle 24 ore della giornata. Dopodiché il docente ha già predisposto in piattaforma tutte le dispense delle materie relative alla lezione che sta appunto svolgendo. A seguito di questo ci sono i test intermedi, perché lo studente possa autovalutare la sua preparazione affinché possa andare all'esame, diciamo, più tranquillo e cosciente che appunto ha una preparazione almeno sufficiente. Quindi insomma comunque
siamo aiutati, guidati, non siamo lasciati da soli davanti a un computer. Ecco. Assolutamente. Questo è importante anche sottolinearlo sia per i giovani che anche per i meno giovani, certo. Perché magari c'è anche la diffidenza di dire ma poi se non riesco a... da soli non c'è bisogno, c'è chi ci guida anche a livello telematico, insomma, ovviamente. Allora, andiamo a sentire adesso le parole del sindaco, il sindaco del comune appunto di Montepulciano, Andrea Rossi, proprio in riferimento a questo, il giorno dell'inaugurazione. Vediamo, sentiamo il suo pensiero. Sindaco Rossi, ormai Montepulciano ha una storia che lega il territorio e l'amministrazione comunale all'istituzione universitaria. Sì, questa è l'ultima, diciamo, delle esperienze che riusciamo a mettere in campo in questi due mandati. Devo dire che abbiamo avuto esperienze con università straniere, avevamo avuto qualche esperienza anche con università italiane, in particolar modo l'Università di Siena in alcuni anni della fine, fine anni 90. Successivamente abbiamo fatto qualche esperienza ancora in piedi fortunatamente con un'altra università telematica, l'Università Unitelma Sapienza. Devo dire che però oggi facciamo veramente un discreto salto di qualità, una istituzione che fa la sua sede per una parte del centro Italia qui a Montepulciano significa sostanzialmente avvicinare un servizio, avvicinare la formazione culturale ad una cittadinanza non solo di Montepulciano ma ritengo la Val di Chiana ed oltre, insomma, diciamo che per chi non ha possibilità di muoversi, per chi deve comunque magari frequentare un corso di laurea durante magari anche un periodo lavorativo, insomma, tante occasioni, tante motivazioni che fanno dell'università appunto telematica una grande opportunità di questi anni. È chiaro che 20 anni fa probabilmente le difficoltà della tecnologia non avrebbero permesso quello che oggi invece è possibile fare. Ce lo dice il fatto che questa università, l'università appunto Pegaso, ha oltre 30.000 iscritti e sono assolutamente una popolazione studentesca assolutamente di ottimo rilievo. Lo dice anche il ministero competente, che la scorsa settimana ha individuato come tra le università telematiche una tra le più affidabili appunto l'università appunto Pegaso, per cui diciamo grande soddisfazione da parte dell'amministrazione per aver raggiunto un altro obiettivo nel campo della formazione sostanzialmente. Grazie. Abbiamo sentito quindi Andrea Rossi, insomma soddisfatto è comunque, lo dobbiamo dire, conoscendolo possiamo dire che era soddisfatto di questo obiettivo raggiunto. Penso di sì, almeno così ha dimostrato anche per la sua partecipazione all'inaugurazione e anche l'intervento che appunto ha fatto durante i saluti. Appena rientrato poi dagli Stati Uniti, dove ha fatto un giro immenso, non tornava più, l'abbiamo seguito su Facebook, non tornava più. Beato lui. Lavorava. Beato lui, ma un sindaco che vuole bene al suo territorio e cerca e desidera valorizzare il proprio territorio con le proprie specificità, e quando parlo di territorio mi rivolgo a tutta la Val di Chiana, perché il progetto ormai di promozione, io credo, all'estero non è più né di Montepulciano, né di Sardiano, né di Chianciano, ma è di quest'area vasta che è la Val di Chiana. Val di Chiana che ha visto il suo marchio un mese fa presentato a Montepulciano, Il marchio d'aria, quindi Andrea, credo il sindaco di Montepulciano, quando va fuori anche per il ruolo che riveste di presidente dell'Unione dei Comuni, si spende veramente per tutta l'area. Area che vede il vino nobile da una parte, ma vede l'olio, vede l'aglione, vede la giostra del Saracino insieme al Bravio, quindi abbiamo un'area stupenda. Io più ci abito, più cerco di studiarmelo questo sviluppo che è lungimirante dagli anni 70 e più mi rendo conto che abbiamo delle risorse di beni immateriali, delle intelligenze in questa area che hanno fatto sì che si sia ad un livello molto molto alto. Ce lo invidiano sia dalle regioni d'Italia ma anche del mondo. E questo fa veramente essere felici di queste cose. Quando un progetto come questo dell'università si concretizza in breve tempo, poi
in breve tempo, ma l'idea era partita nel 90, sì, certo, quindi oggi quindi la politica era 20 anni, 27 anni avanti. Poi per dei motivi, forse di fortuna, io non credo molto alla fortuna, perché certe cose accadono se uno ci lavora e crede in queste cose, quindi si è concretizzato il fatto di aver portato un'offerta formativa al di sopra degli istituti superiori per una realtà che effettivamente è importante. Nel giorno dell'inaugurazione un convegno importante tenuto proprio nelle stanze che sono appunto adesso la sede dell'Università Pegaso, che in qualche modo crea sinergie con il territorio già in questa fase iniziale. Sì, noi abbiamo visto che durante il convegno, il seminario, questa festa per l'università, ma anche per l'area, si sono succeduti tre interventi a mio avviso importanti, che rappresentavano appunto questo desiderio dell'area di partecipare a questo progetto di formazione. Piero Di Betto, presidente del Consorzio del Vino Nobile, che è una realtà importante dal punto di vista economico. Molto. La Fondazione Cantiere Internazionale. La rete di quelle piccole aziende di cui parlava il presidente inizialmente, insomma. Perfetto, delle eccellenze. La Sonia Mazzini della Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte. Io quando penso alla Fondazione Internazionale Cantiere d'Arte me la vedo come un patrimonio importantissimo per la nostra area, perché se noi siamo quello che siamo dal punto di vista della conoscenza in tutto il mondo è sicuramente perché abbiamo lavorato negli anni 70 con la fondazione, cioè con il Cantiere Internazionale d'Arte. Montepulciano, rispetto ad altre realtà, non ha veicolato prima il prodotto. Il Nobile è venuto sicuramente, ha preso il posto, lo scranno che gli compete, perché dietro c'è stato e contemporaneamente c'è stato uno sviluppo culturale insieme al cantiere. La fondazione non è solo cantiere, la fondazione sono quei bambini, quei ragazzi, quegli adulti che frequentano l'istituto di musica, e quindi questo è già il fatto di essere stati disponibili a parlare a un seminario dell'università ci ha fatto veramente tanto piacere, perché significa che veramente cominciamo a fare rete, cominciamo a fare sistema. Facendo sistema si riduce le energie, cioè spendiamo meno energie e otteniamo un miglior risultato. Miglior risultato, questo è l'obiettivo del sistema. L'altra grande istituzione che abbiamo a Montepulciano è la biblioteca e la Fondazione Piero Calamandrei. Archivio storico. L'archivio storico Piero Calamandrei, cioè quando parliamo di Piero Calamandrei bisognerebbe fargli tanto di chapeau, uno dei più grandi costituzionalisti. Cioè fecero questa Costituzione che ahimè è stata modificata e abbiamo fatto un disastro. Andava benissimo in quella maniera, abbiamo voluto modificare il titolo quinto, si è fatto un disastro. E quindi anche questa partecipazione con Duccio Pasqui, con il direttore appunto della biblioteca, ci ha fatto veramente piacere, soprattutto perché quando siamo andati a chiedergli la loro disponibilità non hanno esitato, hanno detto sì, ci stiamo e portiamo il nostro contributo. E questo probabilmente è un segnale che questa iniziativa parta con delle fondamenta solide, e noi confidiamo anche che questa apertura ci sia non solo in Val di Chiana ma anche oltre, perché potrebbe essere anche un modo per destagionalizzare le presenze nella nostra area, se facciamo gli esami come stiamo facendo. Perché da domani iniziano gli esami. Infatti ti volevo chiedere quando è operativa all'università. No, subito. È già operativa all'università. Domani abbiamo domani e domani l'altra abbiamo la prima e la seconda sessione di esame con esami di economia, ingegneria, scienze motorie. Quindi questo dobbiamo dare merito all'università che ci ha creduto, ci ha investito. E dopo l'inaugurazione, dopo due giorni, ha deciso bene. Si manda giù la commissione, perché gli esami non è che si fanno così in casa, c'è una commissione, c'è un protocollo, ci sono delle procedure che il Ministero ha ritenuto valide
e che l'ANVUR una settimana fa, l'ANVUR è l'organismo di controllo del Ministero che appunto verifica se tutte le procedure sono adottate bene e se, sono, se non, ci sono, non ci siano rischi di vendita delle lauree o di acquisto delle lauree, ecco, l'ANVUR ha una settimana fa promosso a pieni voti l'Università Telematica Pegaso a seguito delle loro verifiche. Quindi questo è anche un vanto per chi ha creduto in questa università, oltre che nel progetto totale, ma proprio nello specifico con questa università. Tornando alle sinergie al territorio, erano presenti al dibattito, a parte Don Domenico che ha chiaramente il sacerdote della diocesi di Montepulciano che ha dato la benedizione delle stanze, era presente anche Filippo Masina. Sì, Filippo Masina è uno storico, un ottimo professionista come storico contemporaneista, è una persona molto attiva in Comune di Montepulciano su dei progetti molto interessanti, partiamo dall'UNESCO, ma è stato anche uno dei tre soggetti insieme ad Alessio Banini a redigere il dossier per la candidatura di Montepulciano capitale per il 2020, anche lì altro progetto interessante non tanto perché Montepulciano si è candidata come capitale per il 2020, ma perché la governance politica ha voluto condividere questo progetto con altri comuni, Torrita, con il comune di Chiusi, con il comune di Città della Pieve, con il comune di Castiglion del Lago, rompendo anche tutte quelle che sono proprio i confini e le barriere dei confini amministrativi. Con il progetto del Montepulciano Capitale siamo andati anche a fare un connubio tra la Toscana e l'Umbria. E l'Umbria praticamente, quindi, che poi siamo tutti vicinissimi. E poi la presenza del Presidente del Consiglio regionale appunto toscano Eugenio Gianni che ha, tu hai seguito il dibattito, ha portato, mi dicevi, un'argomentazione importante. Sì, quella che... Gianni ha una preparazione stupenda e anche bellissimo ascoltarlo perché ha un modo di esprimersi che prende l'attenzione di chi lo ascolta. Vediamo le immagini del suo ingresso. Sì, è sempre di rincorsa, anche qui è arrivato con un po' di ritardo. Però ce l'ha fatta. Mi è piaciuto molto il passaggio quando il passaggio dei medici, tutta la parte storica di Firenze che ha questo collegamento con Montepulciano e poi bellissimo il passaggio con dei loghi, cioè nel senso che lo stemma della regione toscana riporta il Pegaso, così come il Pegaso è il logo, il simbolo di questa università, quindi ci accomuna anche questo segno grafico. E che il Pegaso chi era quell'animale mitologico che quando scalciava faceva uscire l'acqua. Quindi questo che cosa significa? Era fonte di vita, perché poi, bene o male, dal punto di vista biologico, l'uomo, i vegetali, tutte le creature sono costituite per la maggior parte da acqua. Quindi ritorniamo. E poi è la fonte del sapere. E mi è piaciuto molto e devo anche ringraziarlo perché... è stato invitato proprio all'ultimo momento e ha dato la sua disponibilità immediatamente. Quindi molto molto importante questo momento che ha sancito l'inizio appunto di una nuova realtà sul territorio, abbiamo detto sì poliziano, ma sul nostro territorio che riguarda appunto l'area vasta della Val di Chiana, non solo senese, di un tutto un bacino che può arrivare tranquillamente all'Umbria con Perugia e quant'altro, perché credo che insomma diventa una delle sedi per il centro Italia, questa di Montepulciano. Sì, ce ne sono anche altre dislocate in altre regioni, la nostra diciamo competenza va appunto dal sud della provincia di Firenze, mm-hmm. prende Arezzo, Siena, Grosseto e il nord della provincia di Perugia e di Viterbo. E quindi insomma. Questo diciamo è il bacino degli studenti, perché se no non saremmo a chilometro zero. È evidente che se alcuni studenti del nord Italia vogliono venire a Montepulciano, la sede per gli esami lo possono sostenere tranquillamente anche a Montepulciano. Faccio un passettino indietro perché abbiamo parlato, anzi ne ha parlato sempre il Presidente nel primo intervento, dell'e-commerce
che è un'altra delle frontiere, insomma, con la quale ogni azienda, anche piccola, dovrà iniziare a fare i conti, e quindi in questo ci può aiutare l'università. Ma ci sono dei progetti sull'e-commerce, come ha detto il presidente Iervolino, e quindi l'università, essendo telematica, è nel suo centro, cioè tutto ciò che è informatica, l'università telematica sono all'avanguardia. L'e-commerce è un nuovo sistema, anche quello di commercio. Il commercio si sta evolvendo, prima avevamo i commercianti, ora oggi abbiamo il commercio normale, tradizionale, ma abbiamo anche altre forme di commercio, che è appunto il commercio elettronico. Commercio elettronico perché mi immagino un soggetto in Cina più che in America ha un'accessibilità migliore, va tranquillamente, può andare nella sua cantina più che nel suo pastificio, dove facciamo le paste secche, cioè questo è evidente, e può ordinare, pagare e quindi far nascere questi scambi tra un paese e l'altro. È un nuovo modo, insomma, in qualche modo di poter essere presenti e di aumentare le proprie vendite, e avere la possibilità di studiare bene questo sistema ci consente ovviamente di far crescere la nostra azienda, e questo è un'altra delle peculiarità che l'università telematica sa fare forse meglio di altri. Chiudiamo negli interventi appunto registrati durante l'inaugurazione con un personaggio che poi ha fatto un po' da moderatore di questo convegno, appunto di questo importante appuntamento, Francesco Nevola, che poi è anche un ex studente, e quindi sentiamo la sua testimonianza. Da ex studente, tu hai seguito i corsi Pegaso, adesso Pegaso arriva qua in Val di Chiana a Montepulciano, il presidente ha detto che tradizione si unisce all'innovazione. Assolutamente, sono testimone e testimonial di quello che ha detto poc'anzi il Presidente, e credo proprio che grazie a questa possibilità tutto il tessuto sociale di qualsiasi età, di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi campo in tutti i sensi, perché una università che si sposa perfettamente con qualsiasi territorio può essere un valore aggiunto, una possibilità concreta per fare cultura, per sviluppare la cultura e per elevarsi, visto che siamo a Montepulciano, una montagna, un territorio tutto intorno a noi meraviglioso, quale migliore cornice per una cultura e per un rinascimento all'avanguardia della cultura, un'avanguardia culturale direi, tramite un sistema universitario che posso dire effettivamente funziona, è notevole. Leggevo tra l'altro qui nella presentazione che il professor Calogero Di Carlo è stato colpito un po' anche da quello che è appunto lo scenario che Montepulciano offre al visitatore e quindi poi anche allo studente in un certo senso. Quest'area particolare che appunto, cito le sue parole, a Montepulciano tra le mura e le persone ho registrato questa cultura rinascimentale che vedeva l'uomo artefice della propria fortuna, forza attiva e trasformatrice. È, insomma, una vera musa di ispirazione, anche la stessa cittadina quindi. Sì, per me che ci vivo, devo essere sincero, condivido appieno appunto le parole del professor Di Carlo, che ha ribadito anche in sede del convegno durante l'inaugurazione. Montepulciano, ma così come tutti i borghi del nostro territorio, certo, si respira questa area rinascimentale dove si pone l'uomo al centro del rinnovamento. E quando si pone l'uomo al centro del rinnovamento possono venire cose cattive e cose buone. Noi abbiamo avuto la fortuna probabilmente nella nostra area di avere più quelle buone che quelle cattive, e lo vediamo dal punto di vista del costruito, lo vediamo dal punto di vista della tutela dell'ambiente, lo vediamo da come dal 500 ad oggi si è respirato un'area che la governance dimostra aver respirato bene, perché girando per il mondo e girando anche soprattutto per l'Italia
Io sto portando avanti una novella che è quella dello sviluppo endogeno e dello sviluppo esogeno. Il nostro è uno sviluppo che è venuto dal basso, è quello endogeno, è quello buono, è quello che a lungo termine ci fa crescere tutti e è stabile. Altro esempio, quello che sto portando al giro per nelle mie conferenze, è quello di uno sviluppo esogeno, quello venuto dall'alto, dalle scelte politiche, dalle scelte che non hanno un carattere di resilienza. Qualche volta la scelta che viene dall'alto non è calata bene nel territorio. E qui spesso e volentieri ci riportiamo a quei centri che hanno dato sì da vivere, che hanno dato occupazione, ma che oggi ci troviamo come ecomostri nel nostro territorio e oggi sono un grosso problema per poterli retrofittare, riutilizzare in un modo diverso. Ecco, quindi noi abbiamo anche questa fortuna che la governance negli anni ha fatto sì che il nostro sviluppo fosse lo sviluppo che viene dal basso. Essere artefici, insomma, del proprio futuro e del proprio presente, direi, in questo senso. Costi, una delle domande che ci arriva da casa, abbiamo parlato di una università a chilometro zero, più sostenibile, più accettabile anche per chi non può permettersi di vivere a Firenze o di vivere a Siena o di vivere a Perugia, insomma di vivere fuori dalla propria abitazione per 7 giorni o 5 giorni su 7, e allora è più economica? Allora, i costi, io dico i costi, poi uno fa le sue valutazioni. Diciamo, facciamo un ragionamento e vediamo se è più economica oppure no. È evidente che studiando da casa è più economica perché non abbiamo l'affitto. I costi variano dai 2 ai 3 mila euro per i corsi di laurea, quindi parliamo dei corsi di laurea in questo momento, perché i master ci sono anche che costano a una cifra inferiore. E potrebbe sembrare di primo acchito una quota annuale molto alta, però uno deve considerare che qui c'è un servizio di tutoraggio, quindi non c'è l'assistente che fa la lezione in sostituzione del professore, che si è visto si è visto. Ci abbiamo una fruizione delle lezioni 24 ore al giorno, ma abbiamo anche i testi, perché le dispense sostituiscono in gran parte quelli che possono essere i testi, che sono di approfondimento, e quindi probabilmente facendo due conti è più conveniente anche dal punto di vista economico, senza considerare, ripeto, l'affitto o la permanenza a Siena o a Firenze. Allora a quel punto... Ha già parlato dei costi? Mi sono persa. Hai già detto quanto? Sì, dai 2 ai 3 mila euro corso. Era all'inizio, l'ho perso. Da 2 ai 3 mila euro a corso, quindi insomma annuale come quota. Sì. Quindi questo poi ognuno di noi può fare ovviamente le proprie valutazioni, quindi assolutamente accessibile comunque per tutti. I corsi sono, l'abbiamo detto all'inizio, triennali, biennali o secondo il corso del ciclo unico, insomma quello certo. Che è l'obbligo, quindi abbiamo creato un quadro generale sicuramente di questa importante realtà. Allora io ti chiedo, un progetto che tu hai seguito fin dall'inizio, non so, dal 92 l'hai seguito? No, sei arrivato un po' dopo. No, io sono arrivato dopo. Sono arrivato un po' dopo, quindi una soddisfazione anche da parte tua, possiamo dirlo? Sì, una grande soddisfazione, perché anche se l'idea non è partita da me, ma sia l'università sia Andrea Rossi mi ha dato questo privilegio di seguire il progetto, che era iniziato però da degli accordi tra l'università e il comune, vederlo realizzato è una bella soddisfazione. È una bella soddisfazione vedere una sala master con 80 persone a sedere, persone interessate, persone che poi sono rimaste fino al termine del convegno, quindi che erano interessate a ciò che veniva detto in quella sede. È una bella soddisfazione. È una bella soddisfazione quando uno esce fuori, perché poi la soddisfazione è per chi ha organizzato la festa, diciamo. Io ero uno di quelli che aveva organizzato la festa e quindi desiderava che gli ospiti godessero di questo momento. E quando il professor Calogero Di Carlo, quando il dottor Iervolino, quando il sindaco si complimentano con te che non gli hai creato problemi e che la cosa è andata tutto bene,
è una soddisfazione, assolutamente. È anche una bella soddisfazione. Faccio una domanda cattiva in chiusura, così almeno scherzo, non è cattiva, ma c'è qualcuno che dice: ma adesso ci sarà un forte via vai ancora di più a Montepulciano, ci saranno ancora più problemi di parcheggio. Abbiamo detto fino adesso che si tratta di un'università a distanza, quindi non credo che questo sia un problema, una problematica. Assolutamente no, nel senso che non aumenteremo quello che è il carico di persone. Io spero che... Sai che a Montepulciano c'è molta sensibilità sui parcheggi. Io spero che ad ogni sessione di esame si possano raggiungere 200-300 persone, perché le sessioni di esame saranno diluite durante l'arco del mese. Sono convinto che se riusciamo a partire bene, questo potrà creare anche un indotto per quelle che sono le attività del centro storico, perché ci saranno anche persone che dormiranno all'interno del centro storico o subito dopo la cinta muraria. Ma non parliamo di numeri contemporanei eclatanti. No, però noi come università già stiamo pensando di indirizzare i nostri studenti a soggiornare in strutture alberghiere prossime al centro storico, di utilizzare parcheggi esterni, perché ci sono disponibili, e di utilizzare il servizio navetta, perché secondo noi il nostro studente può tranquillamente raggiungere Piazza Grande o a piedi o anche con la navetta. Quindi non credo che questa attività possa ancor più complicare quella che è diciamo la densità dei presenti a Montepulciano. Bene. Anche se io mi auspico invece avere queste problematiche. Di avere queste problematiche, perché significherebbe che veramente il progetto sta andando. E forse servirà qualche stanza in più a quel punto. A quel punto potrebbe servire qualche stanza in più, probabilmente servirebbe qualche paninoteca bene. In più, quindi ben venga questo tipo di affluenza di persone, se possono dare uno sviluppo economico a un territorio. Bene. La scelta dell'Università Telematica Pegaso di mettere le proprie sedi in location particolari, come anche i piccoli centri, caratterizza questo tipo di società, questa università? Sì, diciamo che queste sedi diffuse vanno verso quello che è l'obiettivo di rendere fruibile a chilometro zero una università. Chilometro zero significa portata di mano, segreteria portata di mano, e una fruibilità che invece è di tipo innovativo, perché è l'e-learning, quindi conciliare il tutto. La scelta di Montepulciano è perché, come diceva il professor Di Carlo, probabilmente Andrea Rossi l'ha venduta bene, cioè nel senso che è entrato. Ha fatto comprendere come si respira effettivamente. Il sindaco è innamorato della sua cittadina, e quindi non può sicuramente aver fatto un lavoro diverso da quello che ha fatto. Però è importante che sia stato recepito e che ci sia questa nuova opportunità per far crescere, diciamo, a livello culturale anche il nostro territorio e tutta la nostra zona, ma anche magari l'economia, come abbiamo detto adesso in chiusura. Bene, io credo che abbiamo detto tutto. Diciamo soltanto le modalità per poter prendere informazioni: c'è un sito internet, c'è un numero telefonico? Sì, il sito internet è quello ufficiale dell'università, che è www.unipegaso.it, oppure il discente che desidera informazioni, noi siamo a disposizione, la segreteria è a disposizione, quindi il lunedì, il mercoledì e il venerdì può venire tranquillamente al Palazzo del Capitano e ci sarà sicuramente una persona che è disponibile a dargli tutte le informazioni possibili e immaginabili. Ma essendo telematica possiamo anche far evitare di venire al Palazzo del Capitano scrivendo appunto una mail a infosedemontepulciano@unipegaso.it. Ridiciamola? infosedemontepulciano@unipegaso.it. Benissimo, quindi più telematici di così.
Bene, io ringrazio allora Stefano Biagiotti per essere stato in nostra compagnia. Non ti faccio domande politiche su Valenti, con il quale abbiamo aperto questo appuntamento, non voglio sapere niente, anche se un po' di politica nel tuo commento ce l'hai messa quando hai detto che abbiamo stravolto la Costituzione, ma ognuno di noi ha ovviamente la sua visione e tutto è politica. Mi sono limitato a fare un intervento di alta politica e non partitica. Benissimo, benissimo. Di alto profilo. Grazie, in bocca al lupo per questo progetto, tienici aggiornati. Grazie a voi dell'opportunità che ci avete data e rimaniamo sempre a vostra disposizione e vi terremo informati. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa. Background per questa sera può terminare qui. Grazie ancora per averci seguito e per il vostro contributo. Martedì prossimo saremo di nuovo in diretta alle 20:30 con altri temi. Scriveteci in settimana anche se avete piacere che magari vengano affrontati altri ulteriori temi rispetto a quelli che noi vi proponiamo martedì per martedì, perché noi siamo sempre in work in progress e possiamo costruire insieme a voi la nostra diretta. Grazie ancora, buon proseguimento.